I dati settimanali più del bollettino giornaliero evidenziano un lento calo dei contagi. Trapela cauto ottimismo dopo 2 anni di emergenza Covid e dopo l'ultima ondata, quella che si è generata durante le festività natalizie. È ancora presto invece per poter registrare segnali positivi sul fronte dei ricoveri. È il direttore del Covid Hospital di Ribera, Salvatore Cascio, a fare il punto sulla situazione ad oggi nei reparti di degenza ordinaria e di terapia intensiva. Anche noi registriamo una lenta decrescita, è chiaro che si tratta di una decrescita, però è molto lenta, tant'è che ad oggi abbiamo 38 ricoverati, quindi è un numero ancora abbastanza alto in degenza ordinaria e 4 in terapia intensiva. Quella che conforta di più sicuramente sono i nuovi ingressi. Nel senso che, a mo' di esempio, ieri abbiamo registrato un solo ingresso, questo è un fatto positivo, dopo ne registravamo 3-4 al giorno anche. Chi sono i pazienti attualmente ricoverati in degenza ordinaria ma anche in terapia intensiva? Allora, in degenza ordinaria e in terapia intensiva sono pazienti sia vaccinati che non vaccinati, la maggior parte della terapia intensiva sono non vaccinati, in degenza ordinaria vi sono anche vaccinati, tenendo presente che la media dei vaccinati è molto alta, cioè abbiamo pazienti anziani vaccinati, mentre si abbassa questa media, diciamo, dal punto di vista dell'età nelle degenze dei pazienti non vaccinati. Gli ospedali non si svuotano e non si svuoteranno velocemente anche per i tempi di degenza che variano a seconda del soggetto contagiato. Molto varia, nel senso che sono diverse evoluzioni. Comunque la degenza media è intorno a 14-15 giorni, però vi sono pazienti che sono stati anche a 30 giorni ricoverati perché sempre positivi, perché la situazione era tale che non potevano essere dimessi. Come ci sono pazienti che recuperano subito e nell'ultima settimana sono a casa. Ricoveri e decessi sono i dati destinati a rimanere costanti ancora per diverse settimane, pure se sarà confermata la progressiva diminuzione dei contagi. I decessi sono aumentati in tutta Italia, poi bisogna tener conto di una cosa, perché bisogna anche cercare di saper leggere i numeri. Molto spesso nei vari TG, nelle varie testate, parlano della riduzione dei posti letto di terapia intensiva, quindi abbiamo, che so, un dato, 17 posti in meno di ricoveri in meno in terapia intensiva, ma il dato così è un dato grezzo, perché il dato dovrebbe essere, sono stati 17 decessi che hanno determinato una riduzione dei posti letto, o 17 guarigioni. Indubbiamente l'elevata percentuale di vaccinati nelle nostre zone ha consentito in questa quarta ondata di arginare il ricorso alle ospedalizzazioni. Ci sono state settimane critiche, tanto da determinare la riattivazione dei posti letto Covid al San Giovanni di Dio di Agrigento, ma non si è reso necessario fare altrettanto, ad esempio, all'ospedale di Sciacca. L'auspicio del direttore Cascio è quello che anche il Covid Hospital di Ribera possa arrivare ad un progressivo recupero di posti letto da destinare ad altri bisogni sanitari. Se continuiamo con la riduzione dei ricoveri, è chiaro che anche noi man mano cercheremo di chiudere qualche ala dell'ospedale di medicina Covid per magari riaprire la medicina interna normale, ma questo oggi non sono in grado di prevederlo. Dobbiamo valutare almeno per altri 10 giorni l'andamento dei ricoveri.